Sì, vabbè, e poi? Bentornati sul canale Senti Voice. Un anno, 2 anni, quando è che non ci vediamo? Dovreste ormai andare così. Oggi siamo qui perché c'era di novità. Sì, effettivamente sì, perché è uscito il trailer di lancio del nuovo gioco WWE che sostituirà WWE K21, perché sappiamo che non uscirà. Ma ne parliamo dopo. Io direi di partire col trailer perché, mamma mia, le prime immagini. Ho visto un coccodrillo, non dico altro. Ma siamo un po' lunghi. Boom! 25 secondi e chi si è visto si è visto. Allora, no, allora, bisogna dire che c'è da così a così, cioè il gioco è completamente cambiato. Non si sa, ho letto che non si sa ancora dove uscirà, sicuramente hanno detto su PS4. PS5 quando uscirà su Xbox One, forse hanno detto su Nintendo Switch. Comunque c'è stato un cambio radicale, proprio completo appunto nel fare il gioco. Allora, perché non si fa 2K21? 2K21 non si fa perché non è che tu fai così e ti fai il gioco, no. Servono i lottatori con le motion cap, le tutine verdi con i pallini. Servono il calco della faccia dei lottatori che devono andare là e ricordo che il cast dell'ultimo gioco erano 2000 persone, ovviamente per chi si può, il calco di Eddie Guerrero, fa fatica a farlo. Ovviamente è sempre fatica, sempre quello di Eddie Guerrero. Ma il calco di Roma, Vince, Troni, Charlotte, Becky Lynch, di quella gente lì. E non c'è tempo perché bisogna trovarsi lì. Fare le mosse, fare appunto creare i set, fare le acrobazie, ripeto, i lottatori che si devono fare, cioè non c'è tempo per fare un gioco così e infatti è uscito in gioco con un gioco con uscirà un gioco con lottatori cartuneschi in stile, per chi se lo ricorda, WWE Superstar si chiamava, qua. Stile così, ovvero crei dei lottatori a computer, non, cioè nel senso non hai bisogno di motion cap, quella roba lì, anche perché abbiamo visto mosse della Madonna, rock bottom da 6 metri, coccodrilli che ti prendono al volo, bisonti umani, ho visto roba figa. Comunque, no, a parte gli scherzi, allora, diciamo proprio. Spiegare in 25 secondi quello che ho visto. Non è il mio stile di gioco. Il mio stile di gioco è un altro. Anche grafico, mi piacciono altri giochi. Devo dire che in questi 25 secondi ho visto tante novità che qualcosa mi ha incuriosito. Quello del coccodrillo io continuo a riderci, ma comunque è qualcosa da vedere. Vinci così? È un OMG moment? Va a capire. E questo mi interessa, cioè non si sa perché è così. Si scoprirà sicuramente. Questo è il trailer di lancio, manca qua il trailer ufficiale. È un po' un teaser quello, manca il trailer ufficiale. Comunque, cambio radicale. Ni. Cioè sì, no, per me è ni. Tende al no, perché ripeto, è sempre un gioco da WWE, quindi si va per il sì. Però è uno stile di gioco che non mi appassiona tanto, infatti WWE Superstar non mi ha appassionato tanto, quindi si va per il no, quindi siamo su un ni. Ci giocherò al 100% sicuramente, poi vedrò se mi fa cagare, dopo 3 ore lo disinstallo. Però intanto non si può dire, cioè non posso in 25 secondi dire mi fa cagare, no. Cioè, andiamo qua a vedere, ho visto due mosse, posso farmi le prime idee. Però, per il momento, bisogna dire che la fegato nel cambiare completamente, quasi completamente un gioco.
Ovviamente bisogna vedere anche quale sarà il cast, il roster più che il cast, scusate, perché abbiamo visto Charlotte, Becky Lynch, John Cena, The Rock e basta, e Steve Austin. Quindi vedremo. Quindi WWE Battleground in uscita in autunno. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo gioco, le vostre impressioni, le vostre prime impressioni, ragazzi, non giudicate il gioco completo in 25 secondi. Qui niente. Se vi è piaciuto o no, pagina Facebook, video Instagram, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata con i Sanity Boys che giocano a Cooking Mama. 3, 2, 1, delete. We got the power.